Ciao a tutti, oggi vi porto su Quantum Break. Ok, nuovo gioco in esclusiva per Xbox. Come si manipola il tempo? Ok, adesso ve lo faccio vedere. Aspetto come sempre i vostri pareri. Ciao a tutti! Yeah! Inizia Quantum Break. Il più feroce assassino è il tempo. Non risparmia nessuno. Oh. Già, ansia, perché il tempo non si sfugge al tempo. Si è disgregato. Una frattura che porta alla fine del tempo. Abbiamo cercato un dispositivo per fermarla, ma è andata male. Ah, beh. Polserin è riuscito a fermarci. Lui ha dei superpoteri. Jack. Li abbiamo entrambi. Ah, li abbiamo anche noi. Abbiamo fallito. Jack. E ovviamente c'entrano i viaggi. Jack. Sto andando troppo veloce? Gli occhi azzurri a questo ragazzo. Ok. Da cosa vogliamo cominciare? Ditemi. Sembra voi. Un film davvero. Iniziamo dal principio. Quando sei arrivato all'università Monarch di Riverport. Solution. Benissimo, partiamo dall'inizio. Sono tornato per il mio migliore amico Polserin. Questi sono tutti spoiler se Volevamo volete giocare. Il suo progetto. Se volete vedere la storia, mio continuate. Fratello Will, uno scienziato. Era coinvolto anche lui. Per Paul era rivoluzionario. Aveva ragione. Andiamo! Guarda dove vai, cretino! Fanculo! Togliti dalla strada! Qui volano già parole di insulti. Ma questo attore Università di Riverport, siamo arrivati. Vai, si torna all'università. Ehi, grazie mille. Figurati. Ok, atto 1. Assieme. Riverport. Eri stato via per 6 anni. Ero rimasto in contatto con Paul, con Will, non molto. Molte cose erano cambiate. Mi crema. Cosa hai provato? Aiuto. Ah, ero solo felice di rivedere Paul. Oh, sono appena arrivato al campus, dove sei? Che bello sentire la tua voce. Quando arrivi nel cortile, guarda a destra e noterai un dipartimento di fisica moderno con le luci accese. Ti aspetto dentro, non vedo l'ora, vecchio mio. Dammi la freccia. Non mi hai ancora detto di che si tratta. Lo so, presto vedrai. Ecco, perché alle 4 di notte? Perché non in mattinata? Paul amava le uscite a effetto. Chi è questo? È lui? No. Però ci possiamo chiacchierare, vedo. Parliamoci. Ehi, sai dov'è il dipartimento di fisica? Intendi l'enorme tartaruga d'acciaio alle mie spalle? Non puoi sbagliare, amico. Ok, grazie. Grazie. Siamo educati anche nel gioco. Freccia in su. Tesoro, ora possiamo andare. Come si corre? Ormai non c'è più nessuno da convincere. Paul era sempre stato affamato di successo. Intraprendente. Uno di quelli che trovi nelle classifiche dei migliori giovani professionisti. E ora stava coordinando un grosso progetto all'università. Era molto importante per lui. Ok. Hai viaggiato tanto solo per vedere un progetto di ricerca? Mi era sembrato che fosse parecchio sotto pressione. Mi serviva un amico. E volevo aiutarlo in ogni modo. Figlio di puttana. Eccoci. Jack Joyce. In carne e ossa. L'illustre e stimato Paul Serin. Come sta il mio ricastro? Piantala, vieni qui. Bentornato. 6 anni. Pensavo non saresti tornato. Sì, anch'io. Propositivi, eh? Facci vedere, dai, facci vedere questo nuovo progetto. Vieni. Vabbè, ti stiamo seguendo. Il laboratorio di progettazione è di sopra. Com'è andato il volo? Ma tutto a posto. Prima classe, grazie mille. Altro che il nostro viaggio in furgone nello Utah. Mi manca quel furgone. Immagino che Will non ci raggiungerà. Non sa che siamo qui. Paul aveva chiesto aiuto a mio fratello Will per il progetto. Ah, ecco, allora. Will era lui tutta era la mia famiglia. Will è il suo fratello, perfetto. Era un tipo complicato. Mettiamo puntini. Vai, entro allora. Entra, Jack. Dobbiamo salire. Sono dentro, dai, su. Sento che mi nascondi qualcosa. Ha a che fare con mio fratello. Ti preoccupi ancora per lui? Se Will fosse nei guai, Jack. Amico mio, ci si non preoccupa. Ti ho anticipato nulla per un motivo ben preciso. Il progetto a cui lavoriamo cambierà il mondo per sempre. Perché ho il sentore che stia per partire una delle tue infinite presentazioni? Eccoci. Non lo farei mai. Vedo già che c'è la presentazione. Ma guarda, c'è già pronta una presentazione che illustra il progetto.
Chi l'avrà messa qui? Chissà, è incredibile. Ok, basta scherzare. Il laboratorio è di qua, Jack. Andiamo. Andiamo. Sono pronto. Forza, perché non vai diritto al punto? Non sei cambiato affatto. Ok. Già una porta con serratura. Altre porta con serratura mega. Cioè, non è che sia... Ecco, poi c'è un'anticamera. Cioè, non è che abbia delle buone prospettive. Benvenuto al progetto Promenata. Ok. 4, 10, 5 minuti prima della frattura del tempo. Nel tempo. Ecco, diciamo che... Cioè, già si prospetta tutto. Una cosa non stabile. Cos'è questa roba? Diccelo, vai. Qui non si bende alle ciuance, non si bende niente, si bende dritto al punto. Io a che ti serve? C'è un motivo se siamo qui alle 4 di mattina, Jack. Ah, pure alle 4 di mattina. Mi serve una persona fidata. Devi aiutarmi a convincere Will. Sì, lo sospettavo. Allora, dobbiamo convincere nostro fratello. Quando tuo fratello ha intuito la portata di ciò che stavamo realizzando. Beh, conosci Will? Già. Ah, aspetta, devo prendere una cosa dalla scrivania. Will ha esagerato. Ha spaventato gli investitori blaterando di calcoli errati e pericoli, senza averne le prove. Funziona. La foto. Ma ci taglieranno i fondi se non lo dimostriamo. Recupera gli oggetti della storia nascosta negli scenari per fondere la trama di Quantum Break. Poi consultare gli oggetti trovati dal menu del gioco. Ok, va bene, grazie. Uno di 16 oggetti. 16 oggetti. Ho fatto mezza Z e mezza G. Vai, siamo pronti. Jack. Sai che non mi piace chiedere aiuto, ma sono nei guai fino al collo. Bene, ci fa piacere. I test che devo effettuare non sono esattamente legali. Ah, e tu sei l'unica pure. Persona fidata a cui possa chiedere aiuto. Ah. Qualunque cosa abbia fatto Will, voglio rimediare. Ah. Volevo bene a mio fratello, ma non è stato facile. Di base è già tutto pronto. Potrebbe farlo chiunque, ma voglio che te ne occupi tu. Jack, grazie. Sapevo che avrei potuto contare su di te. Va bene, ci siamo ritrovati nel mezzo, quindi. X, cos'è questo? Faccio le valigie e corro all'aeroporto da Jack Joyce. Siamo noi. Ok, abbiamo già trovato due oggetti di 16, mica male, eh. Eccoci. Devi spingere la leva indicata come flusso Cronon, quella attiverà il nucleo. Io eseguirò delle verifiche per assicurarmi che resti stabile. Qual è la leva? Qui? Eccoci qua. A noi la leva! Attiviamo il nucleo. Attivazione del nucleo, premi L in avanti. L. Piano o forte? Va. Tra forte. Mezza e mezza. Flusso di Cronon si sta avviando. Il flusso del nonno, di che? Ancora in avanti? Sicuro sia tutto nella norma? Là! Babba via! Che è stato? È tutto in distorsione. Simula gli effetti di un piccolo buco nero rotante. Ah, per beh. La sua accensione è un po' violetta. Ah, quindi buco abbiamo nero. Un buco nero. Ah, bene. Mi che fa piacere. Stiamo andando di preciso. Presto lo scoprirai. Ma, secondo me, cose poco tranquille. Come ai vecchi tempi, eh. Non esattamente legale, vagamente folle. Con Paul non eravamo nuovi a bravate, ma questa volta era diverso. Questa volta è bravata. Comunque non avevo capito la gravità e la portata delle conseguenze di quel che avremmo fatto. Ah no, c'erano tutti gli indizi. Paul. Ostentava tranquillità, ma intuivo che era nervoso. Ci siamo. Sta accadendo davvero, Jack. Sarà straordinario. Aspetta, torna dietro. Torna dietro. Questa la voce allerta. Non capivi? Ci sono tutti gli indizi, ti ho detto subito all'inizio. Questa è nuova, aspetta. Tieni, prendi. Con questa chiave puoi attivare il condotto. Insomma, già l'ho trovati 13 di oggetti, vai. Dobbiamo girare le chiavi contemporaneamente per attivarlo. Misure di sicurezza. Meno male, meno male c'è un po' di sicurezza. Sembra di lanciare un'atomica. Su per giù è peggio. Stiamo lanciando un'atomica. Però... C'è solo un modo per scoprirlo. Dalla faccia sua sembra peggio. 3, 2, 1. Via! Che cazzo, Paul? Che cazzo? Porca paletta. Il passeggero entra da un'estremità, fa il giro, esce dall'altra
E arriva al momento prescelto nel luogo fisico in cui si trova la macchina in quella data. Passeggero. Il viaggio nel tempo! Tu puoi entrare lì dentro, nella macchina, ma attraversando il tempo. Mi vibra... ora non vibra più. È una cazzo di macchina del tempo. Io sarò il primo a farlo, Jack. E tu sarai il mio testimone. È una follia, Paul. Non ci sono garanzie. Che accadrà quando... La nostra squadra ha già dimostrato che funziona in fase sperimentale. È pronta. No, ha superato ogni test, ogni verifica. Sei così sicuro? Storia, Jack. Quello che devi fare è solo premere l'interruttore. Vabbè, ma se va lui va bene, cioè... Figurati. Dimmelo te. Io sono pronta. Se sperimenti te, basta che non trascini anche me, Vai. 2 minuti nel passato. Ricorda questo momento. Ma basta, tu ci lasci le penne, però. Oh, ce l'ha fatta. Ma non c'è qualche... Com'è? Di solito si blocca, si... Cosa succede? Paul. Tutte le teorie. Come... Di rottura. È tutto ok. Ma no, siete un po' Ma, stereofonia! Bene, stai calmo, Jack. Ma non è che se vi siete visti... Poi... Infatti. Cazzo. Infatti. È esattamente ciò che sarebbe dovuto accadere. Questo lui, sono io. La versione futura di me stesso. 2 minuti nel futuro. Il tuo io malvagio nel futuro. Come il tuo io malvagio? Oh, fermi. Ce l'abbiamo fatta. Incredibile, cazzo, insomma... Ma che fatto fa passare? Parlarsi. Prima di parlare con te stesso. Curare malattie prima che si diffondano. Ho già avuto questa conversazione. Ma anche il bis non mi dispiace. Oh, Cristo. Entra nella macchina ora. Dobbiamo completare il ciclo. Sì. Sì. Certamente. Aspetta, Paul. Che vuol dire dobbiamo completare il ciclo? È un cerchio che si chiude, Jack. Devo entrare nella macchina e tornare indietro al momento in cui ne sono uscito, in modo da... essere qui. Ok. E se non ci riuscissi? Non esiste nessun esse. Sono qui, è già successo. Ok, va bene, ti crediamo, dai. Hai visto anche tu, Jack. Funziona. Va bene, no, è impossibile, è semplicemente impossibile. Non riesco neanche... Non possiamo fermarci ora. Proviamo l'altra direzione. Dobbiamo... Imposta la macchina su 5 sì. minuti nel futuro. Dobbiamo allineare, altrimenti succede del macello. Che stai facendo? Oh no. Jack. Will. Devi aiutarmi qui. Dobbiamo spegnere la macchina. No, fermalo! Zitto! Vado a danneggiare il nucleo! Aspetta, non possiamo spegnere la polle, è ancora dentro. Will. Stai zitto! Guardami. Che succede? Oh, fermi. Ma sono gemelli. Ma questo non è l'attore che ha fatto anche Lost. Lucido, metti via la pistola! Questo. Mio Dio. Quello l'orecchio più svento. Il tempo sta per finire. Come sta per finire? Jack, devi fidarti. Oioi, ci fidiamo del fratello o dell'amico? Fermalo, presto! No, devo tirarti fuori! Là! Vai! Perfetto! Torniamo indietro nel tempo! No! Complimenti, tu hai fatto, Michelle! Sì, dai, lui è l'attore che ha fatto anche... Il Signore degli Anelli. O sbaglio? No, il Signore degli Anelli no. O sì. Che è successo? Allora, ritorniamo al gioco un attimino, poi. Stai bene? Credo di sì. Troverò come uscire. Assicurati che lui stia bene. Sì. Ok. Arcinuzzoline, ma è sentivo tutto... risuonare in testa le parole di Will. Il tempo. Ho preso un trofeo, una frattura del tempo. Bene, laboratorio del progetto. Will, aiuta Will e Paul. Questo che cazzo è? Accerti delle condizioni di tuo fratello. Andiamo. È bloccato. È una follia. Adesso gli tiro un biscotto, almeno casca. Will. Will, forse Will. Occhio che lo rompi. Che è? Jack. Ma che è successo?
Ma avete tirato nel mezzo, ecco, non lo sapevo. Lo stadio zero. Cosa abbiamo fatto? Non lo so, ho fatto tetto. Lei mi aveva avvisato. Ma lei? Sapevo che aveva ragione. Al principio. Ma chi? Ho avvertito Paul. Avremmo potuto evitarlo. Ora è troppo tardi. Vabbè, ma ditemi le cose, io non le so. Guarda, guarda. Andiamo fuori quest'altro. Questi due hanno fatto del macello. Andiamo. È bloccato, sarebbe dovuto accadere. I valori. Oh. Oh. Oh, oh. Ma che sta succedendo? Jack! C'è altro modo. Entro nella macchina. Paul, aspetta, no! Jack! Vieni! Jack! Jack! Ma che accidinderindina sta succedendo? Fuggi dal laboratorio, va bene. Aiuto, viste, c'è una porta. Possiamo scappare dalla botola da cui sono entrato. Andiamo. Non avrei mai voluto abbandonare Paul, ma non c'era modo di aiutarlo. Non sapevo dove sarebbe finito. Avanti! Acci d'erbolina. Andiamo! Dove bisogna andare? Da qui! Si sta... Ma che diavolo! Come fuoco! Oh. Andiamo, veloce, ma a te va due. Andiamo! E ora? Ah, dimmi. Che tasto bisogna premere? Ah, basta andare in avanti. Vai, vai. Jack. Le tue mani. Mi sembra di essere un po' frazionato qua. Ormai mi sono impersonificata, parla anche al maschile. Abbiamo rallentato i proiettili. Che storia! Wow! Oh, deviali con biscotto. Alla Matrix, ragazzi, non si... Alla Matrix. Jack, ma lei cosa? Oh, dai, muoviti. Ah, è finito. Di qua. Ma è finito. Era l'atto 1? La prima volta che si manifestavano i miei poteri. Un'esplosione incontrollata di energia che ha salvato Will. Atto 1, parte 2. Jack, la tua distanza all'impulso. Facciamo anche la parte 2, dai. Hai alterato il tuo rapporto con il campo di Cron. Will. Pistola. Quello che ho appena fatto. Ok, impugnato la pistola. Quello che sto cercando di dirti. In un linguaggio comprensibile. Anche. Dicelo, dicelo. Qui siamo estranei, dai, su. Ti spiegherò tutto, ma ora dobbiamo andare. L'esplosione ha danneggiato il tempo. Se il tempo è un uovo, quell'uovo ora è spappolato, cazzo. L'uovo del tempo è fottuto. Cosa? Come? Che c'entrano adesso tempo. Le uova? Infatti. C'è una frattura temporale. Si sta allargando e porterà alla fine del tempo e... La porta. Cosa? Ah, chiusa. Mi hanno tolto l'autorizzazione. Oh. È inutile. Stai indietro. L'apro io. Sì, aspetta, guardavo se c'erano qualche oggetto, dai. Comando, controlliamo la stanza dei server. Ce ne sono altri, nasconditi. Occhi aperti. Potrebbero essere. Alla facciaccia loro. Arrivano. Ah, qua. Qua. Ha smontato tutto, ma che ha fatto? Già, già. Avevo già messo in guardia Paul, sui calcoli. E ho provato ad avvertire anche te. Tu dandomi una pistola in faccia. Sì, una pistola. Il simbolo universale di stai zitto e ascolta, cazzo. Razionale come sempre. Tu. No, cosa? Non lo so. Qui è libero. E se fosse risalito al laboratorio? Viene sta zitta anche a me, perché a volte mi sento. Questa storia non ha senso. Oltretutto, che ci fai tu qui? È questo che ti preoccupa al momento? Stanno arrivando i rinforzi per stanarlo. È un pochino. Tu non lo sai di certo. Il tuo casino. Il mio casino. Ti rendi conto? Ci penso io. Ma non potete litigare dopo così, no? Non si vede niente lì dietro. Vado a controllare. Merda. È abbastanza, sì. Ora ci beccano. A bestia. Aiuto, sto girata pure io, no? Capito? Per non farmi vedere. Andiamo? No, ora si va. State zitti, non chiacchierare. Di quel che è successo, Jack. Chiacchierare. Non eri qui. Succedono tante cose in sei anni. Sei anni? Non poi ci si vede. Una questione personale. Vogliono farci secchi, Will. È già una questione personale.
Senti, coinvolgerti in tutto questo era l'ultima cosa che volevo. Mi dispiace. Ah, va bene, dai. Capisco. Ah, scusi, accettate, però Cappellucci, perché siamo curiosi e vogliamo sapere come funziona la storia. Spostiamo Scaleo. Boh, io direi di fermarci un attimo qui e proseguire tra pochissimo, eh? Cioè, fra pochissimo, dal prossimo video. Ciao a tutti.